Benvenuti, bentornati a tutti quanti. Ci troviamo in questo angusto ambiente per occuparci di questo oggetto che avete visto in un video un po' di tempo fa. Vi lascio il link se non l'avete visto, quando l'abbiamo lubrificata. Ora però occorre un altro piccolo intervento di manutenzione, vale a dire l'affilatura della lama. Vi faccio vedere ora come si comporta in questo momento l'affettatrice, così com'è. Uno spec da affettare. Andiamo a prenderlo, lo appoggiamo qui, togliamo la protezione, non per altro, quanto perché questo essendo grande altrimenti non ci va. Lo accendiamo. E vedete come rallenta e soprattutto come smangia via il bordo dello spec. Oltretutto in questo modo, come vedete, dal momento che smangia il bordo tende a stortarlo e quindi non fa più ben contatto contro e non lo taglia bene. Questo perché appunto la lama non tagliando tende a trascinare lo spec. Quindi ora cosa faremo? Andremo ad affilare la lama e poi provare ad affettare nuovamente. Vi faccio magari vedere più da vicino come si comporta, se noi andiamo, vedete, scivola via, ma adesso non si dovrebbe fare così, ma lo faccio solo per farvi. Ecco, guardate di là che cos'è uscito, e cioè delle briciole. Questo perché appunto, non essendo affilata, scivola via, si impasta e non lo taglia, e qui rimane tutto smangiato. Quindi ora, come dicevo, andremo ad affilare la lama. Alcuni modelli dispongono di un affilatore interno per la lama. Tra l'altro vedete quanti residui lascia giù. In questo modello non c'è, quindi andiamo ad aprire al massimo la rotellina di, per distanziare il ferma prosciutto, diciamo, dalla lama, ok? E procuriamoci una lima. Ci sono lime di questo tipo e lime di questo tipo. A noi serve una lima di questo tipo, cioè con le facce piatte. Quelle con le facce rotonde non vanno bene. Dopodiché andiamo ad appoggiarla qui. Attenzione, se la mettete così andate a smussare la lama. Dovete invece metterla così e cercare di affilarla, cioè di ridurre, di seguire questo bordo, vedete la parte qui affilata, seguirla e tendere a stringerla sempre di più. È più complicato a spiegarlo che non a farlo effettivamente. Ok, diciamo che è a posto, poi ovviamente bisogna fare delle prove col prosciutto per capire quanto va affilata di più o di meno. Ma la cosa importante adesso è, prima di utilizzarla, di pulirla. Pulirla dai residui di prosciutto. Come si fa questa cosa? Così, ma non infilateci le dita perché è pericolosissimo. Se vi scivola una mano ve la tagliate. Quindi andate a infilare qua dentro il tovagliolo. Lo andiamo a stringere col tovagliolo, senza esagerare perché sennò lo taglia. In questo modo il tovagliolo dovrebbe aver rimosso buona parte della limatura di ferro. Eventualmente con la corrente staccata, mi raccomando, potete passare con un dito qui per vedere di togliere quel che resta. Il problema è che ovviamente la parte nascosta non la potete vedere. Consiglio in questi casi, io lo farò dopo perché devo ancora affettare, di svitare anche le viti qui e lavare la lama approfittando della situazione. A questo punto, non so se vedete il nero che c'è qui, questa è limatura di ferro che è venuta giù. Quindi ora direi di provare nuovamente ad affettare. Quindi andiamo a riattaccare la corrente, restringiamo qui la profondità della fetta. Questo sarebbe meglio addrizzarlo con un coltello, abbastanza sbilenco, ma cercheremo di addrizzarlo adesso. Andiamo su, accendiamo. E come vedete, una lama affilata da fuori fette perfette. Tanto meglio affilata, tanto più sottili potremmo fare le fette. Una fetta di questo spessore sarebbe stata impossibile nelle condizioni in cui la lama era prima. Ed ecco qua, un sacco di fette perfette. Quindi vi invito a iscrivervi al canale, qua di fianco vi lascio degli altri video da vedere e noi ci vediamo come al solito, è buonissimo sto spec. E noi ci vediamo come al solito mercoledì o sabato in un altro video. Ciao!